Erano ore decisive per il futuro dell'Arezzo Calcio. In queste ore era infatti attesa la fumata bianca, ma insomma sono arrivate delle pesanti dichiarazioni di Giorgio Lacava, che ha detto: lascio tutto, mollo tutto. Ma sì, intanto ripercorriamo come sono andati i fatti. Ieri, via di uno striscione che è stato fatto ricapitare a casa sua, e questo gesto lo ha inalberato al punto tale che in pratica ha detto che la trattativa a questo punto per lui era conclusa. Certo è che a nostro giudizio non può essere uno striscione, peraltro non offensivo e nemmeno minatorio, a comunque far saltare una situazione in cui sembrava nei giorni scorsi andasse tutto, perlomeno con gli soliti intoppi che ci sono in queste situazioni, andasse tutto per il verso giusto. Poi a questo punto abbiamo visto la replica anche del gruppo che stava acquistando, dunque di Stazione di Londrossi, molto piccata. Certo, per noi in questo momento ci sembra un po' una cosa assurda, paradossale, tutto questo, questa cosa che abbia creato questo scompiglio in questo momento sembrano le parti sicuramente molto lontane. Nessuno stava lì a voler mandare via Lacava, a volere che arrivasse Stanzioni. Noi quello che volevamo in questo momento era una certezza per il futuro. Certo, questo ha interrotto tutto quello che probabilmente si stava delineando e ci ha riportato in un clima di indecisione, in un clima di paura, quello che abbiamo vissuto già purtroppo noi tifosi dell'Arezzo in passato. E questa situazione qui, chiaramente nell'avvicinarsi di date molto importanti in cui si deciderà sicuramente il destino dell'Arezzo anche a livello proprio economico, ci sono delle scadenze in corso che si stanno avvicinando e sicuramente speriamo che prima di questa data, anche se i tempi corrono, ci sia un chiarimento. Speriamo solamente per il bene dell'Arezzo che ci sia un chiarimento. Consigliato Giorgio Lacava da chi? Penso che probabilmente chi era nel suo entourage, con chi ha portato avanti questo progetto, probabilmente non è stato un progetto che poi è stato come inizialmente era stato definito. Io mi ricordo quando ci fu la presentazione in Piazza Grande, disse: noi saremo una società normale. Io dissi: bellissimo, perché poi società normali sono quelli che vanno avanti sempre. Probabilmente sono state fatte gestioni sicuramente molto più impegnative, gestioni che magari sono state onerose e al tempo stesso magari Giorgio Lacava non pensava che in questi 2 anni ci fossero questi esborsi, chiamiamolo così, o queste passività. Infatti sappiamo già l'anno scorso come è andato il bilancio e sappiamo che quest'anno le cifre non si discosteranno molto. Dunque capisco anche un amministratore unico che ha tutto sulle spalle lui, perché lui, ricordiamo, a parte il primo anno che c'era Anselmi, tolto il nostro 1%, che siamo chiari, insomma è relativissimo, si è sobbarcato, e questo tutti gli abbiamo dato atto, si è sobbarcato l'intera gestione a livello economico di questa squadra. Noi chiediamo in questo momento, come sempre, di agire tutti nel bene dell'Arezzo. Chiaramente nessuno tira la corda a Stanzione piuttosto che un'altra cordata. Noi siamo lì per sperare, per garantire nel nostro piccolo il bene dell'Arezzo. Dunque chiediamo magari un chiarimento di quello che sarà il futuro, perché come ho detto prima le scadenze si avvicinano, il futuro sta diventando, non buio, però sicuramente scuro. Dunque che ci sia comunque sia, che venga una situazione in cui si può programmare il futuro, che ci sia una situazione in cui il futuro ci dà qualche garanzia. Restano quelle in piedi invece, quelle del direttore generale Pieroni, come commentate? Ma io, come abbiamo detto anche nell'assemblea della settimana scorsa, Pieroni ha sempre detto che ci sono delle cordate che lui sta tirando avanti con imprenditori, non abbiamo ben capito se di Arezzo o non di Arezzo, comunque ha sempre detto questo. Noi personalmente, ma poi probabilmente nel senso non so se ci sono altre persone che lo sanno, non abbiamo avuto comunicazione, a differenza di quella di Stanzione e di Londrossi, con cui abbiamo saputo anche notizie ufficiali anche direttamente da loro. Poi nessuno nega che ci siano queste cordate, per carità, probabilmente se il direttore lo dice, se il vicepresidente lo dice, probabilmente sicuramente sarà vero, nessuno nega che ci siano, però penso, ripeto, con i tempi siamo stretti, dunque che se c'è qualcosa che venga fuori.